No, non posso fare niente là, ok. Perché Sekiro è molto sul per... Ah, ho capito. Due cose che io ho la tendenza a fare poco, specialmente le schivate. A dire la verità, ora su God of War sto schivando un pochettino più di colpi del normale, ma di solito colpisco, colpisco e schivo poco. Le parate È non la ti strada per la dico. montagna. Le parate... Sembra di sì. Guarda un po' chi c'è, Lo il vedrai bestione sul video di vampiro YouTube figlio di Fenie. quando ho Ho giusto affrontato un qualcosa per voi boss. due. Quanto ho scrivato. Brock. Le parate poche. Come hai fatto? Non sono affaracci vostri. Successa qua. Entrate, ho qui qualcosa per voi. E non Ah. azzardate di affregarmi il posto. L'ho visto io per primo. Vediamo un po' che cosa ha per noi. Che cosa ha per Che noi? vorrà da noi? Farci perdere la pazienza. Quando si saprà della mia nuova bottega, la gente finalmente accorrerà in massa. Si arrampicheranno l'uno sull'altro solo per sentire il profumo della mia mercanzia. Vedrete! Andiamo. Ma correte sempre in questo modo! Che roba! Ah, non posso entrare dietro al bancone, scusami. Ok. Prendi! Quel mucchio di pietre. Usando quella chiave di Yggdrasil, ti apre una porta magica per i rami dell'albero del mondo. Una scorciatoia tra i regni. Se ne vedete uno in giro, usatelo per tornare in fretta da me. Ma ha una sola Ora. direzione. Porta qui e da nessun'altra parte. In ogni caso, mai, 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 mai dovete gettarvi dal ciglio del sentiero, se non volete tirare le cuoia. Beh, non credo Ok. proprio. Va bene. Grazie della raccomandazione. E ora all'opera. Restate per qualche perla di saggezza. Ok, quindi un'armatura che possiede tre slot, quindi tipo questa è l'ascia armatura, tipo una come questa qua, giusto? Questa ha tre slot che già ci abbiamo. Ok, questo no, lasciamo così. Ok, ma ora l'armatura, vediamo un Sì, poco. è Mi sa. aperto. Mi sa che. No, infatti. Talismano. Talismano, che roba è? Ah, abbiamo pure il talismano. Potete, come quando Kratos, la vita di Kratos scende a livelli critici, si attiva una barriera invulnerabile per alcuni secondi. Conferisce un breve aumento di forza. Questo talismano è buono. Ok. Che dici, questo talismano che quando la vita di Kratos scende a livelli critici, si attiva una barriera invulnerabile, non sarebbe male. No? Dici? Sentiamo il consiglio tuo che a quanto pare ne sai molto più di me. Secondo me sto talismano conviene prenderlo. Io lo prenderei. Ah, al momento no. Ok. Facciamo prima più soldi. Ok. È sempre un piacere, ora fuori dai piedi. Perfetto. Ah, qua ci sarebbe il portale. Noi dovremmo andare. E qua? Vediamo un po'. Ok. Allora. Noi siamo venuti da là, ok? Allora, ci sono diverse barche. Innanzitutto prendiamo pure questa roba qua. Atreus, Potrebbe essere prezioso. vieni con me. Non restare indietro. Il pennuto non mi dà nessuna esperienza, oddio, l'ho ucciso inutilmente. Oh, sono sicuri, fammi vedere. Aspetta, eh. No, mi dà nulla. Vabbè, ho ucciso. Oh, il gabbiano, povero gabbiano! No, 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 mi dissocio, no, no, pure io no, questa no, non la voglio cantare. Atreus, oh. Andiamo! Si è bloccato il gioco. Ah no. Combattimento avanzato di Atreus. Atreus si sente più sicuro in battaglia e ora aiuta Kratos attaccando i nemici quando ne ha l'occasione. Nella sezione abilità puoi affinare le sue capacità. Ok. Lista! Sono pronto!
Ah già, ora c'ho la mossa questa qua. Attento! Yes, hai visto che combo? L'ho sbloccato. Gesù in altro! Oh, non ho parato. Quella torre dovrebbe portarci alla montagna. Pronto. No, mi sono fatto fare un sacco di danni da questi perché non ho parato, ma dai. Non ho usato lo scudo, ho sbagliato. Ah, Atreus, leggi. E papà un po'. Se trovassimo un codice, potrei tradurle. Un codice, va bene. Oh, qua abbiamo un forziere. Okay, meno male che si trovano così lungo la strada. Qui ce n'è un altro. Sì, sì. Sì, per forza, devo farlo per forza. Ah, andiamo giù, bene. Si va giù, si va giù, si va giù. Si va giù, si va giù. Perché, hai visto, se sei riuscito a rivederla tutta la live, c'era... come si chiama? Una cassa, quella delle rune. Che non... non sono riuscito a prendere. E quindi la dobbiamo prendere. La dobbiamo prendere. Aspetta, aspetta, questo è esplosivo, fermo. Posto di figliuolo. Posto di... Questo, l'avevo detto. In realtà forse è stata l'ascia. Oh, eccola la ru, quella che possiamo prendere. Oh. Ok. Oh, ce n'è un altro qua. Ah, no, 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 no. Ok. Perché questa non me la fa prendere? Ragazzo, di qua. È un disegno. Forse una mappa. Oh, forse una mappa del tesoro. Ah, 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 aspetta. Vaffanbagno, ci sono riuscito. Ah, ero stato troppo lento, troppo lento. Ecco qua. Questo è un altro, una nuova mela. Hai raccolto una delle tre mele di Idun, necessarie per aumentare la vita massima. Ah, queste sono ancora le mele. Ok. Dove? Vieni. Vediamo se possiamo risalire di qua. Penso di sì. Vieni. Atreus, ci sei? Vediamo pure di qua cosa c'è. Poi dobbiamo andare là, in quella porta. In quella porta. In quella porta. C'è una barca. Qua non facciamo niente. Ok, risaliamo su. Aspetta. Sì. Qua? Sì. Proviamo a vedere se possiamo fare qualcosa qua. Ah, sì, si può aprire. Ok. Oh, qual è qua? Cos'era? Mi seguo a ruota. Mista! Vado via. Scusa, no! Non riesco a leggerlo.
Aspetta qua. Forse c'è qualcosa, aspetta. Fermo un attimo. Te l'ho detto, dovremmo tornare con un codice. È detto con un codice. Ah. Guarda qui. Ecco qua il nostro codice. Guarda, il serpente del mondo. È più grande di quanto credessi. Oh, guarda, ha morso Thor. Lo morderà, almeno sembra. Quando l'acqua è scesa sono spuntate nuove spiagge. Potremmo trovarci oggetti utili. Vediamo queste nuove spiagge che sono uscite, dai. Allora, di là c'è qualcosa, andiamo a vedere. Che cos'è successo alla lepre e alla tartaruga? La lepre era troppo sciocca e sicura di vincere, mentre la tartaruga... Ci vuole un caffettino dopo la pizza, poi. Noi la mangiamo il venerdì, la pizza. Non ne hai raccontate molte di storie, vero? Allora, vediamo un attimo qua. Conosci storie brevi e significative? Molto bene. C'era una volta un cavallo. C'è qualcosa che non mi convince. Suo amico, un cervo. Ma non poteva uccidere il cervo da solo. Il cavallo incontrò un cacciatore e fece un patto. Si fece mettere dall'uomo il morso, le briglie e la sella per farsi cavalcare. Uccisero il cervo e il cavallo sentì il sapore della vittoria. Ma il cacciatore non liberò il cavallo e prese suo schiavo. Basta. La fine. Ok. Oh, abbiamo trovato la stella di Rosetta, vuoi vedere? Una torcia. Le torce sono di legno, quelle un braciere. Un braciere. Sembra che ci sia scritto qualcosa. Vuoi che legga? La nostra stella di Rosetta. Ok, questi sono alla mia portata. Ok. Ci siamo. Lato destro. Ok. Un bel combattimento. Oh. Cos'è questo? Uno spirito. Ci sta sei morto? Molto perspicace. E incauti. Fate attenzione quando accendete quei braccieri. Sedere e il Walker sono attratti da queste fiamme come falene. Noi dobbiamo ringraziarvi per averci liberato da questa umida tomba. Noi? Noi altri spiriti. Il lago dei nove ne è pieno. La maggior parte può spostarsi da questo regno. Ma noi pochi fortunati siamo bloccati a Midgard finché i nostri affari non si risolvono. Volete dare una mano? Non vogliamo aiutarti, spirito. Oh, ma l'avete già fatto! Desideravo solo rivedere il cielo. Addio. Ok, visualizza menu. Bello potente. Bene. Caspita, è sparito. Vieni, non distraiamoci. No.
Ah, sono riuscito ad aprirla. Pensavo di non esserci riuscito. Ok, che abbiamo trovato? Questo che cos'è? Oh, mela! Due, grande! C'è davvero molto da vedere qui. Ok, là sopra c'è qualcosa. Oh, possiamo salire qua, Atreus, vieni. Segui, segui a papà, eh. Vieni, vieni. Segui a papà. Papà, papà, papà. Guarda che bicipiti c'ha. Papà, 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 papà. Abbiamo un'altra cassa. Questa è una cosa diversa. Un talismano? Ehi, è un frammento di codice linguistico. Dovremmo cercarne altri. Buono, ok. Abbiamo trovato un frammento del codice linguistico. Ne sono quattro. E poi possiamo decifrare quelle rune e passare per quel passaggio. Quindi direi che siamo già a buon punto. Ne ho trovato uno. Ben comincia a metà dell'opera, giusto? Ok. Dobbiamo spostare su un'altra spiaggia, dai. Ok, andiamo. Atreus. Beh, meglio tenere d'occhio se arrivano gli spiriti. Che ti direi proprio di sì. Distrazioni. Gli serviva aiuto. Sono spiriti, ragazzo. Morti. Non hanno bisogni, solo desideri. Sembra sbagliato ignorarli. Imparerò a farlo. Pareva uno spot pubblicitario. Come dici, ragazzo? Niente. Volevo ben dire.